Quindi sono molto imbarazzato di essere stato citato da Jean-Luc con infiniti ringraziamenti, un mucchio di volte, eccetera, però stavolta mi rifaccio facendo i ringraziamenti a Enrico Gregorio qui accanto, perché senza il suo contributo certe cose che vi mostrerò alla fine non le avrei potute fare. Dunque, io qui vi parlerò di una cosa molto semplice, per la quale una presentazione beamer è persino esagerata, e per mettere insieme quella quindicina di slide per fare una presentazione mi sono dovuto lambiccare per scrivere poco in ogni slide, perché in realtà si tratta di una piccolissima cosa. Il comando write 18, che non esisteva fino a poco tempo fa, consente di usare lo shell escape, cioè facendo girare PDF Tech, perché quello è il motore che oggi ci fa girare tutti i nostri programmi, facendo girare PDF Tech col formato LaTeX, col formato Tech, col formato eTech, col formato Airplane, col formato Context, eccetera, eccetera, noi stiamo facendo andare l'eseguibile PDF Tech, il quale consente di eseguire lo shell escape, cioè interrompersi, mandare una richiesta al sistema operativo di fare qualcos'altro, e quando il sistema operativo gli dice ho finito, riprendere da dove aveva lasciato. Questo comando si ottiene scrivendo qualche cosa nell'argomento di un comando write, che è un normale comando che è sempre esistito in Tech, ma sulla unità di scrittura numero 18, che vuol dire sistema operativo. Di conseguenza, con questa possibilità si possono fare tante belle cose e tante cose anche pericolosissime. Per esempio, si potrebbero attivare comandi, dei virus, dei Trojan Horse, dei sniffer o cose di questo genere, tutti quei vari programmi malware che in qualche modo ci ritroviamo sulle nostre macchine e che inavvertitamente i nostri programmi azionano, è per questo che dobbiamo avere antivirus e tutte queste belle cose. Beh, ci sono dei sistemi operativi che sono un po' più protetti da questo punto di vista, ma tutti sanno perfettamente quali siano i pericoli di questo malware. Quindi, attualmente, fino a TextLib 2008, i programmi sono stati compilati e distribuiti in modo tale che l'accesso al sistema operativo da dentro PDF Tech sia di default disabilitato. Disabilitato. Se uno lo vuole usare, deve abilitarlo. Con la versione 2009, Carl Berry, il presidente dell'Netug internazionale, mi ha detto che verrà abilitata l'esecuzione del write 18 per un certo numero di applicazioni sicure, di quelle distribuite, di quelle che vengono distribuite insieme al sistema Tech. Allora, supposto che lavoriate da console, non che pigiate i bottoni del text editor, per abilitare lo shell escape basta mettere e scrivere l'opzione. Questa è l'opzione che si usa per i sistemi Unix e Unix-like, per Miktek credo che sia doppio meno enable meno write 18, cioè doppio trattino enable trattino write 18, ma questa è una cosa da dare da linea di comando, da tastiera, non pigiando, cliccando col mouse sull'icona di PDF LaTeX sullo schermo dell'editor. In ogni caso, con questa abilitazione, già oggi, con le versioni già distribuite con TextLib
2008-2007, eccetera, è possibile attivare questa cosa. Ci sono già diversi programmi che usano questo comando. Generalmente non sono i comandi che vengono usati tutti i giorni, quindi magari non ci si accorge nemmeno che lo si sta usando o lo si potrebbe star usando. In ogni caso, se voi volete sapere se la vostra versione è in grado di eseguire queste cose, queste qui sono le prime righe, quelle che vedete sullo schermo, sono le prime righe del file log di un qualunque, di quando ho compilato questa stessa presentazione, e qui sul mio Mac che è un sistema Unix e sta facendo andare nelle retrovie la distribuzione di TextLib 2008, come vedete c'è scritto chiaramente Write 18 Enabled, perché l'ho abilitato a livello addirittura di Shell Editor, ma chiunque di voi lo può fare. Allora, vediamo come usare questa roba qui per l'indice analitico. L'indice analitico normalmente che cosa richiede? Che si mettano, la cosa più difficile, che si mettano i comandi index vicino alle parole che si devono mettere nell'indice. Dentro l'argomento del comando index deve esserci scritto non solo la parola che si vuole mandare in indice analitico, bisogna scriverci come deve essere scritta, se è di primo livello, secondo livello, terzo livello, e se è di livello sotto al primo, chi è che gli sta sopra, eccetera, eccetera. E sono tutte cose che quelle non ci può togliere nessuno, perché solo noi sappiamo che cosa merita mettere nell'indice analitico e cosa no, mica dobbiamo metterci tutte le parole del documento che stiamo scrivendo, no? Quindi questo è un lavoro che non... Dopodiché si lancia l'ATEC. LaTeX produce un file ausiliario che si ha estensione IDX, generalmente, dipende dalle classi, comunque, che ha estensione IDX. Fatto questo, si prende la finestra comandi e si dà il comando make index, eccetera, eccetera, perché questo programma esterno elabori il file IDX in modo da mettere in ordine alfabetico, in ordine gerarchico, che dia lo stile di scrittura, che mette tutte le altre cose che interessano, e se uno vuole usare uno stile di formazione dell'indice in un modo diverso da quello standard, deve anche specificare con l'opzione -s index style il nome del file che contiene lo stile di composizione dell'indice analitico. Dopodiché, aver fatto questa cosa qui, MakeIndex produce un file con l'estensione .ind, e a questo punto bisogna rifare andare LaTeX perché legga questo file .ind e quindi componga effettivamente l'indice analitico. Purtroppo bisogna poi farlo andare un'altra volta, perché se si vuole che l'indice analitico, titolo indice analitico, vada a finire nell'indice generale, l'indice generale richiede sempre almeno due compilazioni, quindi dopo aver messo l'indice analitico ci vuole un'altra compilazione per metterlo nell'indice. Se uno non vuole che l'indice analitico, indice analitico compaia nell'indice generale, può farne tranquillamente a meno. Quindi ci sono tre o quattro passate di programmi diversi, di LaTeX prima, MakeIndex poi, LaTeX, o PDVF LaTeX, che bisogna far andare per avere l'indice analitico inserito e composto dentro il documento. Allora, quello che noi possiamo fare è far fare tutto quanto a Write 18. L'interprete, qualunque esso sia, PDF LaTeX, visto che è l'interprete che usiamo quasi tutto, quando esegue end document, chiude il file che contiene il materiale grezzo da mettere nell'indice analitico, però con end document finisce anche di compilare, non c'è da fare nient'altro, non si può fare nient'altro. Allora, per trasformare e comporre l'indice analitico nella medesima passata,
nella medesima esecuzione di LaTeX, non dopo, bisogna intervenire prima di end document, prima che venga eseguito quel comando. E intervenire come? Bah, bisogna chiudere il flusso di dati che esce verso il file IDX, lanciare sempre nelle retrovie, chiedere al sistema operativo di lanciare makeindex, ma che lo faccia lui, non che lo facciamo noi, che ci dobbiamo mettere a scrivere sulla tastiera di farlo, e dopodiché riprendere a comporre l'indice analitico e finire il documento. Allora, questo è quello che si può fare con le classi di documenti normali, come MOAR non funziona. Quindi non provateci perché non funziona, ma con le altre, book e tante altre, funziona benissimo. Allora, cosa bisogna fare? Prima di end document, vedete l'ultimo documento, l'ultima riga che c'è scritta in questa schermata, bisogna immediatamente chiudere index file e immediatamente mandare al sistema operativo il comando di comporre l'indice analitico col nostro stile e poi di dare l'ordine di comporre l'indice analitico. Oppure, se non vogliamo usare un indice specifico, non specifichiamo questa parte in rossa e semplicemente usiamo direttamente gli altri comandi, poi possiamo arricchirci se il file esiste che piglialo, altrimenti non pigliarlo, oppure se il file esiste bene, altrimenti scrive che il file non esiste ancora, tanto per ricordarci che il lavoro è ancora da fare, no? Ma se abbiamo fatto tutte queste cose qui, il file esiste. Che cosa abbiamo fatto con Enrico Gregorio, qui presente accanto? Cosa ha fatto lui essenzialmente sulla base dell'idea di usare RAID 18? È quello di scrivere un file imakeidx.sty che praticamente fa tutto e di più, compresa la compilazione di diversi indici analitici contemporaneamente sullo stesso documento. Adesso vi faccio poi vedere. Anzi, abbiamo finito, quindi la quindicina di slide che ho tirato per le lunghe l'ho finita. Adesso possiamo effettivamente vedere. Qui ho preparato un libro che ho scritto dove non ho composto l'indice analitico. Vedete qui in fondo alla schermata che il comando makeindex è commentato, questa è l'ultima passata che ho fatto, e vedete che qui il libro che ho scritto, vado in fondo, indice analitico, il file booktn.ind non è disponibile, ho messo quell'if file exists, eccetera, eccetera. Quindi mi ricordo che non c'è. Allora, prendo e lo compongo. State attenti qui alle ultime cose che vengono scritte in nel file log. Poi ci torniamo indietro un momentino. Sono 300 pagine circa, ma ha evidentemente ripetuto che l'indice analitico non è disponibile perché mi sono scordato di togliere il commento, quindi è ovvio che fosse così, ripetesse le stesse cose. Ci siamo quasi. Ecco. Oh, qui c'è l'indice analitico, già fatto tutto quello che occorre, ma nel file log, o meglio in quello che appare sulla console durante l'esecuzione, ci sono queste poche righe. Ancora un po' di su.
book in this is make index version 2.15 bla bla bla, che i participio tra i support scanning file ha fatto tutto lui, o meglio l'ha fatto il sistema operativo, ma il sistema operativo ha scritto sulla console quello che make index ha fatto, ma l'ha fatto. E subito dopo l'ATEC ha ripreso e ha composto l'indice analitico. Con uno stile particolare, vedete che c'è la lettera maiuscola che inizia la sezione con le lettere con una data, qui cominciano quelle con la lettera C, qua questo è l'indice analitico del libro. Dove l'hai visto? Ah, poi lo correggo, me la fai arrivare. Che non deve esserci. E questo qui era il libro, tra l'altro questi disegni qui sono tutti fatti con LaTeX, tanto per intenderci, quindi quando io scrivo le mie cose sono sempre scritte solo facendo uso esclusivamente di LaTeX. Dunque, qui invece, ci troviamo in un'altra situazione, in quest'altra dimostrazione. Qui ho il file principale, il file sorgente, della guida GUID che qualcuno di voi ha preso e che ha sott'occhio e che contiene l'indice analitico. Se noi guardiamo il suo preview, vediamo che in fondo l'indice finisce con la bibliografia, non c'è nessun indice analitico. Se noi andiamo in fondo, finiamo con la bibliografia e questa è l'ultima pagina, 554esima pagina di 554, non c'è proprio niente. No? Adesso pigliamo queste righe che contengono l'ordine di comporre ben 6 indici analitici, le decommentiamo ok, e rifacciamo andare la compilazione della guida. È andata via la corrente. No, sta andando. Siamo riusciti a prenderlo. S'era fermato, per cui sembra che ci metta molto di più, ma in realtà il tempo che ci abbiamo messo per togliere la spina di lì e metterlo di qua. Benissimo. Allora, quella era la fine bibliografia. Track, il primo degli indici analitici, quello dei comandi e delle parole singole. Poi l'indice degli ambienti. L'indice delle classi, l'indice dei file che sono stati nominati e delle loro estensioni, l'indice dei pacchetti, l'indice dei programmi, 6 indici analitici distinti fatti in un'unica passata, grazie al programma che essenzialmente Enrico, e che permettono di risparmiare un mucchio di tempo, perché intendiamoci, se qui ci vedo un errore, se qui vado a cliccare su PDF crop e vado a vedere cosa, vedo che la pagina è sbagliata o che so io, vado a vedere, sono direttamente qui pronto per fare una correzione, andare sul sorgente e correggerlo subito, far andare e avere di nuovo l'indice analitico a posto. Non che lo devo far andare ancora 3 volte per avere l'indice analitico a posto. Cioè, il risparmio di tempo è tangibile. Se vado a controllare
qui il file della console, trovo che mi ha fatto un mucchio di roba che mi è passato sott'occhio e manco me ne sono accorto. Dopo la 536esima pagina si è messo a fare la scansione di tutti i file degli indici che doveva vedere. Guardate quanta roba ha fatto qui, sei volte, sei indici, perché l'ha dovuto fare sei volte, con stili diversi, anche perché la pagina degli ambienti mi pare fosse diversa. Poi, visto che c'erano tutti i file IND a disposizione, li ha incorporati e li ha scritti. Adesso dice i labels possono essere cambiati, vabbè, possono essere tanti motivi per cui ho scritto queste cose, ma essenzialmente l'ha fatto tutto in un'unica passata. Ecco, io queste cosine qui, è una cosina da poco, un comando nuovo di LaTeX, usato intelligentemente, permette di risparmiare un mucchio di tempo. Grazie. Ci sono domande? Si potrebbe usare un approccio simile anche per la bibliografia con BibTeX? Sì e no. No. Io sono più propenso a rispondere di no piuttosto che rispondere di sì, perché mentre l'indice analitico sicuramente è l'ultima cosa da fare prima dell'end document, la bibliografia, se è sparsa per i vari capitoli, come ha illustrato Lorenzo Panzieri prima di pranzo, ovviamente no, perché prima bisogna averlo fatto tutto, prima di avere le chiavi delle voci da inserire. Se lo si fa con un'unica bibliografia, in ogni caso no, perché puoi fare anche la bibliografia subito, ma poi i punti interrogativi che c'erano per la mancanza dei label corrispondenti non sono ancora stati risolti, perché non è ancora stato scritto il file.aux. Quindi si risparmia uno o due passate, ma con la bibliografia in generale bisogna fare cinque passate. Quindi si possono risparmiare almeno due passate, sì. In quel senso sì. Quindi non si potrebbe fare più di una volta, neanche se per un'ipotesi un po' strana uno volesse mettere l'indice analitico all'inizio? No. No, evidentemente no, assolutamente. Diciamo così, l'indice analitico è l'ultima cosa che sta in un testo, l'indice analitico, non parlo di glossario, di altre cose, sto parlando si mette alla fine proprio per evitare che la sua presenza possa cambiare la numerazione delle pagine, è chiaro, uno può mettere nella front matter in modo tale che la numerazione ricominci da uno nella prima pagina del documento, però perché fare un'arrampicata di sesto grado quando comunque l'indice analitico sta e generalmente sta alla fine, però è giusto, se all'inizio non si può fare. Se posso aggiungere una cosa sulla bibliografia, non si può fare con una compilazione sola per i motivi detti, però se vogliamo risparmiarci il dover lanciare LaTeX più di una volta, si può scrivere un file batch o di altro tipo che semplicemente compila il documento un tot di volte, sufficiente. Sì, questo lo fanno già diversi, sì, sì, infatti. Diversi shell editor, potrei citare Kyle per esempio, o Kyle come lo si vuole chiamare, penso che anche nel MacTech che ho io qui installato, volendo gli si può mettere di default la versione che fa la passata da quintupla fino a quando tutti i label sono a posto e non ci sono più i warning dei label che si sono spostati o che si hanno cambiato, magari sono cambiati perché è cambiata la pagina invece che il discorso del RAI 18 è proprio quello di evitare di fare una procedura. Sull'indice analitico funziona benissimo. Posso citare altri esempi in cui potrebbe funzionare benissimo. Per esempio, stamattina è stato citato che per fare dei disegni tridimensionali
consigliato, suggerito di usare PS3X. PS3X non può essere fatto con LaTeX. È una delle poche cose che non si può fare con PDF e LaTeX. Di conseguenza esistono già dei programmi PDF-Trix, in particolare dei programmi delle estensioni, dei punto .stai, dei pacchetti di stile, per usare la vecchia terminologia, che fanno esattamente questo. Cioè incontrano una figura da comporre con PDF-Trix, benissimo, la copiano su un file a parte mettendogli il preambolo del documento corrente e la fine del documento corrente, lo fanno andare con LaTeX, ottengono il DVI, lo convertono col DVI PDFM, PDFMX, quel che vuoi, e poi dopo la figura ottenuta, scontornata, la rileggono ritornando a PDF. Quindi la cosa evidentemente viene già fatta, è un'altra applicazione, ma è un'applicazione a un colpo solo, non a passate successive. E difatti, se adesso volessimo andare a vedere la guida in che stato è, l'indice analitico ce l'ha, perché abbiamo visto che ce l'ha, ma non compaiono ancora i nomi dei 6 indici analitici nell'indice generale. Per quello ci vuole, c'è il file house di mezzo, ci vuole un'altra passata. Dunque, il Write 18 funziona con qualunque comando io possa, cioè qualunque comando di shell posso inventarmi. Quindi posso anche chiamare il database SQL e comporre, perché succede più di una volta di rifare la documentazione di una certa cosa che poi è stata cambiata sulla tabella del gestionale, quindi con quello rifaccio la documentazione del gestionale. Sì, sì, rispondo sì, io, sì, 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 è un aggancio alla shell, si può lanciare qualunque programma di shell si voglia, ovviamente sta all'utente essere sicuro che il programma che viene lanciato sia quello corretto e non sia un programma arbitrario. Non sia un malware in primis e che comunque abbia tutti i parametri che deve avere, che tante interrogazioni SQL eccetera o altri programmi del genere possono richiedere una fila tale di opzioni che non... Sì, sì, ma bisogna provare. Io ho fatto soltanto un esempio, questo è un esempio, non è che se RAID 18 serva solo a fare l'indice analitico. C'era qualche altra domanda? Beh, in parte già il professor Beccari ha citato questo. C'è questo script, LaTeX MK, mi pare che si chiami, che fa girare... Io l'avevo provato appunto perché un testo piuttosto lungo, però mi pare che questo vostro programma sia effettivamente, questa scelta qua sia molto di gran lunga superiore, perché nell'altro caso era semplicemente far girare prima il LaTeX, poi make index, cioè non era molto, cioè, insomma, vedevo che i tempi che si allungavano molto. Io l'ho trovata per i miei usi, l'ho trovata particolarmente sì, comoda. Siccome l'ho trovata comodo per me, penso che possa essere comodo per voi. Poi ognuno, per esempio, non ha mai più pensato che si potesse chiamare, che fosse comodo, che fosse utile, che fosse normale chiamare SQL. Certo che si può fare, ma qualunque comando di shell. Sì, se posso fare un'osservazione, credo sia stato il primo pacchetto che usa effettivamente il RAID 18, sia un pacchetto per scrivere estratti di musica, per inserire nei documenti LaTeX estratti di musica scritti nel linguaggio ABC più. Questo fin dall'origine usa lo Shell Escape. Vabbè, l'autore sono io, tanto per ovviamente un po' di autopromozione ci vuole. Ma perché tu scrivi anche la musica. Certo. Oltre che il serbo croato. Un'altra domanda sul Write 18. Se non ho capito male, nella prossima Tech Live verrà abilitato di base per eseguire certi comandi. Sì.
La mia domanda è: come fanno a capire che effettivamente i comandi si stanno eseguendo? Sono quelli abilitati, sono in un file di configurazione di cui in questo momento mi sfugge il nome, perché non è texmf.cmf. Sì, sì, è vero. Ha un nome simile. No, è texmf.cnf. La TechLive è basata su questo file di configurazione. Ma adesso cambia senso. No, la lista dei programmi attualmente è molto limitata. Make Index c'era, l'hanno tolto, l'hanno inventato essenzialmente per un motivo, quello di risolvere il problema degli EPS e dei PDF. L'utente che compila con PDF e LaTeX che aveva degli EPS si trova che... Allora l'idea era quella di rendere automatica la conversione da EPS in PDF in modo che ognuno si dimentica di doverla fare. La cosa diventa trasparente per l'utente. Poi è stato corretto perché venivano scritti i nomi diversi. Poi però si sono accorti recentemente che questo programma EPS2PDF non rispetta, cioè può scrivere file con nomi arbitrari e quindi pone questioni di sicurezza, e quindi è stato tolto per qualche giorno. Ieri nell'ultima versione è stato rimesso, ma è stato tolto Make Index. Perché non rispetta una certa politica di scrittura su file directory, può scrivere in directory diverse con nomi diversi di file e quindi pone dei problemi di sicurezza. Infatti la mia domanda era... O di sovrascrittura di file, magari accidentale. La mia domanda era questa, appunto, dovrebbe esserci un modo univoco di determinare se effettivamente, cioè, mi immagino non in base al nome, perché in realtà... c'è proprio una lista di comandi ammissibili. Attualmente sono appunto questa versione ristretta di EPS to PDF che si chiama REPS to PDF, esiste FC cache perché per ZTEC, per la cache, per accedere alla cache dei font di sistema, e un paio d'altri, forse ce l'ho ancora aperta proprio qui, ce la dovrei avere ancora aperta qui, quelli che sono abilitati ieri sono... che il programma KPI Switch, che serve per accedere al database dei documenti, dei file e delle variabili di TechLive, FC Match neanche FC Cache e RPS2PDF. Gli altri sono stati tutti tolti finché non verranno prodotte delle versioni o dei wrapper che permettano di rispettare la policy sulla scrittura dei file. Ma la mia domanda è: controlla solo il nome dei file oppure controlla magari, non lo so, la hash per vedere che effettivamente il file che sto chiamando... No, chiama il comando shell. Se poi l'utente ha modificato questo, sono responsabilità dell'utente. Okay. Temo che non so se l'implementazione effettiva, sinceramente non la conosco. Però su questa cosa ci stanno lavorando parecchio, quindi penso che non sia una... Sì, cioè, probabilmente richiederà di chiamare la versione originale del programma e non uno script che possa stare in una... Sì, da qualche altra parte. Quindi come chiamare dalla shell con la barra rovescia davanti il nome del programma, che chiama solo quello che trova nel... non un eseguibile, non un alias per esempio. Ok, grazie. Però se uno ha un eseguibile che si chiama FCMatch nella sua directory privata, nel suo path, quella è responsabilità dell'utente ovviamente. Stavolta abbiamo visto i problemi di fare una divisione tra due numeri in tech. Non si potrebbe utilizzare il RAID 18 per esempio, bypassare i problemi di calcolo numerico in tech? Questo può essere una... Cioè, per esempio, avviare uno script qualsiasi. Non con il RAID 18, perché il RAID 18 non dà input a tech. Ah, vabbè, tu scrivi su un file e poi te lo leggi. Si deve scrivere su un file e poi leggere questo file. Oppure usare un'estensione che viene sempre abilitata con l'opzione Shell Escape. Se il file
se il nome del file che viene chiamato con input comincia con una barra dritta, quello che viene dopo viene interpretato come un comando da eseguire che dà input a PDF Tech. Grazie. Adesso non posso fare un esempio, comunque provate, basta fare lanciare plain, un documento plain, basta lanciare PDF Tech senza niente e dare input spazio sbarra ls. Verrà fuori e verrà compilata la lista dei programmi, naturalmente purché sia abilitato Shell Escape. Quindi si può avere l'input da un programma esterno purché si usi questa convenzione. Sono cose abbastanza esoteriche effettivamente. Sì, anche un po' per rispondere alla domanda, l'ultima domanda fatta. Ogni volta che si usa il Write 18 si introduce una dipendenza con un programma esterno. E quindi la soluzione che ha mostrato prima Claudio è tech puro e non c'è nessuna dipendenza ed è anche la soluzione più portabile nel tech, non è, funziona anche sotto iTech, cioè funziona col tech minimale. È ovvio che una soluzione che utilizza l'ultima libreria in floating point, utilizzata tramite Write 18, dà un altro risultato, però il pericolo del Write 18 è anche la dipendenza da questi programmi e dalle versioni di questi programmi che vengono chiamati tramite Write 18, quindi è un utilizzo che deve essere molto ponderato, insomma. Molto, infatti il mio punto di vista è non abilitatelo, ecco, quella di avere una lista, infatti mi aspettavo, APS to PDF si sa che fa bene le sue cose ma non rispetta i canoni di sicurezza, quindi adesso abbiamo la versione ristretta, una versione non ristretta e io francamente dico non è una buona politica, ecco, preferisco un APS PDF, sono adulto, so come usare Write 18 e lo so gestire. Sono punti di vista, ovviamente dipende dall'applicazione, è chiaro che dipende dall'applicazione, quello per inserire brani musicali che non possono essere scritti direttamente in Tech, se non usando Music Stack, che è veramente non il cannone, bensì l'intera batteria del fronte occidentale, per inserire una piccola serie di note musicali, è veramente appoggiarsi a un programma esterno che installiamo volontariamente, che viene preso da dove sappiamo, siamo sicuri che è un programma, non fa parte della distribuzione TechLive, ma comunque è un programma sicuro, questo può essere. MakeIndex fa parte della distribuzione, lo stesso APS to PDF fa parte della distribuzione, anche la versione ristretta, quindi su questo non avrei grossi dubbi sul fatto che funzioni, perché ovviamente c'è l'eseguibile per tutti, dove è installata la TechLive, quell'eseguibile c'è. E altri casi potrebbero non essere, per esempio quello di usare un programma floating point, non è detto che su un sistema operativo Windows esista un analogo di BC o di DC o quello che vogliamo per eseguire il calcolo in virgola mobile. E nemmeno che dia lo stesso risultato, sì. Se facciamo fare i conti a Excel, probabilmente siamo sicuri che il risultato è diverso. Non ci sono altre domande? Ringraziamo ancora Claudio per questa idea.